Siamo con il sindaco Giosi Gerardo della Ragione. A Bacoli una nuova Sibilla sta per sorgere, una Sibilla che partirà forse da una categoria minore ma che sarà pulita al 100%. Sì, grazie a mondivoce.com e a Paco per la disponibilità come sempre. Faccio questo appello alla città di Bacoli perché ci stiamo riprendendo il territorio e in quest'ottica dobbiamo riprenderci anche quelli che sono i valori più antichi di questa città. Tra questi c'è anche la Sibilla Bacoli. La Sibilla è la squadra di calcio, una società che è nata nel 1925. Pensate che Bacoli nasce nel 19 e la Sibilla nel 25. Una storia gloriosa di appartenenza con il territorio. Tantissimi cittadini di Bacoli hanno giocato nelle giovanili della Sibilla o comunque hanno seguito la squadra all'ex campo Maremorto e poi i fasti gloriosi sia al campo di Cuma e poi al campo di Baia. Purtroppo negli ultimi anni, nonostante si giocasse tra i dilettanti o in eccellenza, la società era stata la squadra un po' abbandonata dal territorio perché la società non riusciva più a radicarsi con la città, non c'erano più di 30-40 persone al campo. Io stesso da giornalista fino a qualche anno fa ho assistito a scene di veramente spalti deserti, nonostante una squadra che navigasse anche in ottime condizioni di classifica. Abbiamo bisogno di ripartire, di rifondare questa squadra. Tra i primi atti che abbiamo fatto come amministrazione una volta insediata è stata proprio quella di analizzare il fenomeno, di chiamare qui in municipio coloro che erano i responsabili di questa squadra. Li abbiamo convocati qui. Purtroppo, nonostante i numerosi solleciti, non abbiamo mai avuto modo di parlare da sindaco di questo paese con il presidente della società né con alcuno dei soci della stessa. Abbiamo chiesto a coloro che si rendevano intermediari, mandanti senza alcun tipo di mandato scritto, di farci pervenire almeno il bilancio della società, il libro dei soci. Mai nulla ci è pervenuto, facendoci dire che la Sibilla fosse quasi una proprietà privata. Noi riteniamo che è un bene pubblico, non è un bene mio o di un singolo cittadino, ma è un bene della città, della comunità, e quindi come sindaco e come amministrazione abbiamo il dovere di restituirla ai cittadini di Bacoli. Prima di fare questo però abbiamo fatto una visura camerale di quella che attualmente è la Sibilla Soccer SARL. Abbiamo visto che l'ultimo bilancio approvato è dell'anno 2012, quindi una società che non ha approvato gli ultimi due bilanci, e quindi un ulteriore segnale di poca trasparenza e poca partecipazione con il territorio e anche con il comune stesso. Abbiamo visto, già lo sapevamo tra i documenti, che vi è in atto un contenzioso tra questa società e il comune di Bacoli di circa 35.000 euro per fitti non pagati, per lo più per fitti non pagati. Poi dal libro dei soci abbiamo evidenziato che il presidente di questa squadra, Sibilla Soccer, che vi ripeto da adesso in poi non ha nulla a che vedere più con la città di Bacoli, perché proprio si è estromessa al discorso di valorizzazione pubblica del territorio della squadra. Il presidente si chiama Racconto e ha solo il 7% di azioni della società stessa. I soci sono 5, di cui 4 non bacolesi e che non ho mai avuto il modo di conoscere. Purtroppo è diventata una scatola chiusa, oscura alla comunità, ma la cosa più grave è che è oscura anche all'amministrazione stessa. Per questo abbiamo deciso di chiudere il capitolo con questa società, che comunque dovrà dare alla fine del contenzioso i soldi dovuti al comune di Bacoli e quindi al bilancio e alla città, la città stessa. Non daremo il campo a questa società perché, vi ripeto, non ha nulla più a che vedere con il territorio. Per questo, come amministrazione comunale, abbiamo deciso di riprendere quello che era l'entusiasmo, le istanze, la volontà di partecipazione di quella che è stata da sempre la Sibilla, e ricostruiremo la nuova Sibilla Bacoli, che avrà il marchio di garanzia e di trasparenza del comune di Bacoli. Siamo pronti a costituire una nuova società e per questo invito tutti gli imprenditori, cittadini, tifosi che vogliono essere protagonisti di questa nuova realtà a venire in municipio venerdì prossimo alle ore 18 in sala giunta, dove discuteremo e affronteremo questa nuova risorsa che appunto deve essere la Sibilla Bacoli, che giocherà al campo di Baia, che avrà i colori del gonfalone storico del comune di Bacoli, che avrà nel nome sicuramente il nome Bacoli, l'anno 1925, e poi ci saranno tante sorprese che andremo a documentare di qui ai prossimi giorni. Come sindaco mi rendo garante affinché questa Sibilla possa essere nuovamente la Sibilla del popolo. La porteremo nelle scuole, la porteremo tra le associazioni, la faremo allenare in strada, faremo una presentazione alla presenza anche di tutti gli sportivi che hanno fatto grande la città di Bacoli, che hanno portato il nome di Bacoli in Italia, alto in Italia e nel mondo.
Con questo è un appello alla città, riprendiamoci tutto e si parte anche dallo sport con la Sibilla Bacoli. Non abbiamo timore di chi riteneva di potersi chiudere in una casta e di poter tenere per sé un bene della città. La Sibilla è un bene di tutti e noi come amministrazione faremo di tutto per valorizzarlo e per restituirlo alla comunità bacolese.